Sono stati giorni intensi di adrenalina profonda, di emozioni, di spinte da parte delle due tifoserie, perché questa partita è troppo importante, perché questo match non si può sbagliare, è la finale di Coppa. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava, che non vede l'ora che inizi. Pier, si preannuncia un gran bell'incontro. Vediamo la formazione titolare. Hanno scelto un 4-4-2 di matrice offensiva, alzando la linea del centrocampo. Mi aspetto soprattutto l'avanzamento dei due esterni in fase d'attacco per cercare il fondo per un cross o per i tagli nel mezzo. Ecco l'11 iniziale dell'Atalanta. Sembra non esserci troppo spazio per la tattica, hanno scelto il 3-4-3 dalla vocazione spiccatamente offensiva. È una squadra che gioca un calcio votato all'attacco, garanzia di gol e spettacolo. Speriamo di non essere smentiti oggi. Ultimo atto di questa competizione, le due squadre daranno sicuramente tutto in campo per superarsi, per portare a casa il trofeo, regalare una notte di festa ai propri tifosi. Se ne è parlato tantissimo in conferenza stampa e ovviamente sui giornali. Le dichiarazioni dei protagonisti in campo hanno un solo comune denominatore: tutti vogliono vincerla. Mi sembra il minimo, sarebbe grave se un giocatore scendesse in campo per perdere. Battute a parte, sono le classiche dichiarazioni prima delle gare. C'è sicuramente un po'... Occhio al tiro! Grande intervento del portiere. Palla in out, sarà corner. Pallone in mezzo. Torre Grossa! Ha optato per la potenza, ma visti i risultati forse era meglio andare sulla precisione. Palla larga. Da lì poteva effettivamente fare meglio. È calciato davvero male. Deron. Ilicic. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Recupera palla intercettando bene il pallone. Fallo laterale per l'Atalanta. Ilicic. Palla che è uscita, decisivo qui il pressing del difensore. Torre Grossa. La mette in mezzo con questo pallone. Senza problemi qui il portiere. Masiello. Palla nuovamente in possesso. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. Occhio a questo lancio. Ha dosato male il cross. Palla in out. Rimessa laterale per l'Atalanta. Buon recupero del pallone. Possono ripartire. Palla bassa e tesa. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Prova a sorprendere il portiere. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. La difesa alla meglio e allontana il pallone. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Torre Grossa. Può contare sull'aiuto dei compagni. Gomez. Ottimo recupero del pallone. Torre Grossa. Deron. Si accentra. Non un granché il cross, la difesa vita facile. Sono in difficoltà, qui hanno buttato via il pallone per allentare la pressione.
Pallone interessante. Chiara occasione da gol qui, può arrivare il rosso, attenzione. È rosso, che ne pensi Stefano? L'arbitro non poteva fare altro, Pierluigi. Ultimo difensore, chiara occasione da gol. Ha rischiato un intervento in scivolata ed è andata male, qui fallo c'è tutto. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Sostituzione in vista. La barriera salta e intercetta la conclusione. Arrivano le torri per cercare di sfruttare questo cross sul calcio d'angolo. Occhio al corner, non corre rischi, sceglie i pugni. E c'è la parata. Provano con il pressing. Passaggio intercettato. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Attenzione, riceve un buon pallone. Berisha dice di no. Palla in out, sarà corner. Palla verso il centro dell'area. Occasione, si immola, attenzione. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Spazzano via il pallone. E c'è il tiro. Respinge il primo tiro. Il riflesso, attenzione. Vantaggio solo sfiorato. Si staranno ancora chiedendo ma come ha fatto il portiere ad arrivarci. Difensore spazza in qualche modo. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0 il primo tempo. A inizio la ripresa finale, tutta da vivere. Ci sarà da divertirsi, me lo sento. Nessuna delle due è disposta a mollare proprio ora. Buona l'idea qui. Palla filtrante, molto interessante qui. Palla ancora in... pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Portiere che non si è lasciato sorprendere, ha detto di no all'attaccante con un super intervento. Allontanano il pericolo. Ilicic. Gomez. Occhio, cerca l'area di rigore. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. Ilicic, Gomez, palla che rotola via dopo un buon intervento ed ecco che viene effettuata una doppia sostituzione. Ilicic, Torregrossa, gran palla in mezzo, può metterla da lì. La mette lunga sul palo lontano. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Prova in porta. Ha sfiorato un gran gol qui. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione qui, mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. Cross in mezzo, ma non granché il cross, la difesa vita facile. Buono il dive by. E il pallone se ne va via.
ci sono metri per andare. Se l'è bevuto, prova a calciare. Primo gol dell'incontro, potrebbe non essere l'ultimo, ma intanto sono in vantaggio, 1-0. Da tifosi neutrali speriamo di vederne altri. Ora la partita cambierà molto, con una squadra chiamata a rimontare lo svantaggio e un'altra che potrebbe approfittarne per colpire in contropiede. Finale ancora tutto da decidere, secondo me. Possiamo rivedere il gol da questo replay. Decisiva la deviazione della traversa. Non troppo fortunato quel portiere, vero? Non ci sarebbe comunque arrivato. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. De Roon. Palla nuovamente in possesso. Brutto passaggio, recupero facile. Prova la conclusione. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Rigoni. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Vada dal sodo, spazzano via senza fronzoli per sfuggire al pressing. C'è, occhio al tiro. Sarà corner. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Berisha dice di no. Ancora un calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, pallone spazzato via bene dalla difesa, palla che termina fuori, sarà rimessa laterale, palla larga, non riesce a bloccare, attenzione, provano con il pressing a recuperare il pallone. Atalanta ancora alla ricerca del gol del pari. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Ci prova da lontanissimo. Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale, mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. Quarto uomo, esibisce la lavagna, 3 minuti di recupero. Andiamo a bordo campo perché voglio sapere da Matteo Barzagli quanto manca al termine della gara. Ultimo giro di orologio, 60 secondi allo scoccare del 90esimo. Grazie a Matteo Barzagli, lo sentiremo nuovamente in caso di ulteriori aggiornamenti. Gran palla in mezzo, grande giocata. Torre Grossa! Poteva chiuderla qui ma non aveva fatto i conti con i riflessi del portiere. Parata di puro istinto da parte dell'estremo difensore che tiene ancora a galla la propria squadra. Cercano di chiudere la gara, occhio a questo calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Romagnoli! Pericolo, palla in gioco. È il loro momento. È il momento della festa, è il momento di alzare la coppa, è il momento di celebrare la vittoria della Coppa Nazionale, che è un trionfo sempre molto importante. Molto importante. Molto importante perché ti segna, è comunque un grandissimo trofeo da ricordare e lo si legge anche negli occhi di tutti i tifosi che hanno potuto apprezzare dal vivo questa grande maratona culminata con questo grande successo. Vinto in finale con l'adrenalina, la passione, l'entusiasmo e ovviamente anche il giri di vento del destino di ogni finale. È il momento del podio. Ed è un momento da ricordare per tutti i giocatori, perché se è vero che la
il successo tecnico agonistico rimane impresso nei cuori, nella mente di tutti i giocatori. Anche questo momento di grande celebrazione deve essere ricordato da loro, dalla società e da tutti i sostenitori che sono stati vicini alla squadra fino all'ultimo. E ovviamente i tifosi sono pronti a esplodere la loro gioia col trofeo, la Coppa Italia alzata verso il cielo. Complimenti a questa squadra che se l'è meritata, che ha giocato una grande finale e che dunque arricchisce la propria bacheca col titolo di campione della Coppa Italia. Giocatori che mostrano ad essere propri tifosi il trofeo appena conquistato. È una grande emozione anche per chi è rimasto sempre al fianco della squadra, anche e soprattutto direi nei momenti più difficili. Beh, i tifosi, Pier, sono l'essenza del calcio, spesso servono a dare quella spinta in più necessaria per andare oltre i limiti, il classico dodicesimo uomo in campo. Davvero splendide immagini che raccontano il legame che si è creato fra il pubblico e questi giocatori. È il momento della classica foto di gruppo con tutta la squadra e soprattutto con la Coppa. È il momento di sorridere alle tante macchine fotografiche lì davanti a loro.